Io ricordo con una grande emozione quella notte dei 9 Oscar dell'Ultimo Imperatore, perché sembravi come un bambino, cioè, ma come, me ne date un altro? Come l'hai vissuta tu? Io l'ho vissuta con... Ma era qualcosa di così extraordinario, nel senso di un film italo-inglese, diciamo, senza attori conosciuti, attori cinesi, o Peter O'Toole era l'unico attore conosciuto, che comincia, che tanto che ha 9 nomination, sono tante, ma che poi una dopo l'altra tutte queste statuette, le nomination diventavano statuette con uno dei collaboratori del film, e tutti non ci credevamo quasi, mi sembrava, siccome avevo ancora l'ego di quello che avevo pensato, che avevo detto contro Hollywood nel momento in cui facevo dei film politici anti-hollywoodiani, eccetera eccetera, mi sembrò di essere entrato in un Luna Park. Era il modo, il mio modo di vivere gli Oscar, essere come fosse andato a una festa, al circo, ecco. Un circo in cui si vedevano continuamente dei collaboratori, miei collaboratori che salivano a prendere una statuetta. E quando arrivava anche l'ultima, la regina, no, l'ultima era best miglior film, che a Hollywood, per capire bene la differenza tra quello che noi consideriamo l'autore del film finale, del film e il regista, no? A Hollywood chi prende la statuetta best picture, il miglior film, è il produttore, e lo prese Jeremy Thomas, fui molto contento, ma è strano per un europeo che sia il produttore a prendere il premio, diciamo, importante. E quello anche faceva capire un po'. Comunque fu molto vissuto, no? Io ero come in trance. Io l'ho anche rivisto, sai che cosa, a differenza di quasi tutte le premiazioni degli Oscar. Io penso che qualunque attore, qualunque regista, anche qualunque altro ruolo importante, pensa tutta la vita, un giorno prenderò l'Oscar, cosa dirò? Si prepara il discorso per l'Oscar. Tu li vedi che i discorsi degli Oscar sono stati preparati, ognuno se lo porta in cuor suo tutta la vita, senza prenderlo, e tu sembrava proprio che ti fossero caduti dei calcinacci in testa in continuazione, eri lì completamente, e questa è una reazione che raramente, avendo ne visti tanti di celebrazione degli Oscar, non mi era mai capitato, eri così vero nel tuo stupore, e non l'ho neanche rivisto, ma me lo ricordo, insomma. Io avevo, sì, dissi quella sera, la seconda volta che andai a prendere, prima una statuetta per la miglior sceneggiatura insieme a Mark Pello, che era lo sceneggiatore del film, e poi la seconda per la miglior regia, e lì ho preso veramente la sorpresa. Dissi, ma se chiamano New York the Big Apple, la grande mela, io chiamerei Hollywood, per me questa sera, the Big Nipple, che vuol dire il grande capezzolo, perché ci aveva irrorati di latte, di premi. Gli americani sono, anche non volendo alcuni, ma molto puritani. E l'uso della parola nipple
Io non mi rendevo conto, ma ci fu un silenzio. Ma lo dissi a Nola Capezzolo, ma che andava oltre quello dello stupore. Io mi dicevo che avevo fatto qualcosa di sbagliato, e poi venne un grande applauso, una grande risata. Mi avevano perdonato. E il giorno dopo, alla radio della macchina, c'era un DJ che disse: e adesso Bimbom Elena, from the Big Nipple, vi trasmettiamo dal grande Capezzolo, arriva la musica di Bruce Springsteen.